ricorda l'indirizzo? Via Fartignano numero 7. E quindi lì ha abitato, ha detto, fino all'aprile dell'84. Fino al 30 di aprile dell'84. Di marzo, non d'aprile. Di marzo. Ricorda quando era andata ad abitare in via Faltignano a San Casciano? Nel marzo del 78. Quindi ha abitato circa 5 anni? 5-6 anni. E quando è andata in questa casa con chi abitava lei? Con Indovino Salvatore. Ha detto era andata lì nel 78, da sì. Dove veniva lei? Da Alessandria. Era venuta via da Alessandria in concomitanza o era stata in posti diversi prima? No, prima ero andata, abitavo col mio ex marito che fu a Reggio Emilia. Da Reggio Emilia ci siamo trasferiti a Alessandria. Di Alessandria poi ho conosciuto Indovino, sono andata a vivere con Indovino a Firenze, qui a San Casciano praticamente. Come la trovaste questa casa a San Casciano, lei lo ricorda? Io non lo so. L'ho trovato Indovino, io non so niente. Indovino che lavoro faceva? All'inizio abbiamo lavorato tutti e due insieme come domestici in una famiglia. Dopo che abbiamo trovato questa casa io ho lavorato in albergo e anche lui per un po' ha lavorato in albergo, un po' con le murature, insomma qualcosa la faceva. Quindi per tirare avanti lavoravate così? Sì. Io ho lavorato nell'albergo come cameriere ai piani. Quando è venuta via da Alessandria, che lavoro faceva lei? Alessandria? Sì. Alessandria facevo la mamma e la moglie. Quando è venuta a Firenze con Indovino, ha dovuto anche arrangiarsi per tirare avanti? Sì. In che modo? Che modo? Quello che fanno quasi tutte le donne, quasi, insomma, maggior parte delle donne per poter tirare avanti. Non c'è bisogno che lo riconfermi ancora. Poi io ho già detto tutto nelle sedute precedenti, io non ci avrei proprio tanto da dire. Allora cominciamo. Le volte in cui è stata interrogata dalla polizia e dal PM lei ha detto la verità. Sì. E l'ha già detta e quindi se fosse possibile confermo tutto quello che sì, ha detto. Ho capito, io però avrei bisogno di farle qualche domanda e di stimolarle il ricordo. Sì. Fu Indovino che la indusse a fare questa attività che lei dice fanno tutte le donne in difficoltà? Certo, sì. Perché non avevate come campare? Certo. Senta, lei come mai poi nell'84 è venuta via dalla casa di Indovino? E sono venuta via perché Indovino era malato e sapeva che doveva morire. Praticamente io avevo conosciuto nel giro una persona a cui si era innamorato. Nel giro del suo lavoro? Sì. È una persona a cui se n'era innamorato parecchio di me. E allora si sono messi d'accordo e questo qui mi voleva portare via. E Indovino nello stesso tempo pensava che questa persona mi poteva anche salvare nello stesso tempo perché io ero adibita all'alcol. Andando via da Indovino sapeva che doveva morire e questa persona praticamente lui lo faceva più che altro anche per il mio bene, ma io non ero innamorata di quest'uomo, amavo Indovino anche con tutti i suoi maltrattamenti, io ero innamorata di Indovino. Cioè avete avuto delle discussioni? Sì. Ha avuto anche delle vicende giudiziarie o carabinieri, cose di questo genere? Ma roba da poco, quindi no. Maltrattamenti sì, solo quindi questo. Lei accettò questo consiglio di Indovino malato di andare a stare con questo signore che le dava un più futuro. Sicurezza per... sì. Questo è il motivo per cui lei lascia la casa di Indovino? Sì. Senta, lei sa se quando, ci può dire, se quando abitavate insieme o successivamente l'Indovino aveva intrapreso un'attività di mago, cose del genere? No, che sappia io no. L'ha sentito dire da qualcuno? Ma io finché dopo non... la sua morte l'ha saputo da qualcuno che faceva no, il mago? No. Però lei, signora, le dice che vuol confermare quel che ha detto. Io le dico, la prima volta che è stata sentita, il 27 novembre, a domanda...
Lei dice: ho saputo dopo la sua morte che l'indovino dopo la nostra separazione faceva il mago o una cosa del genere. Io quando stavamo insieme non l'ho mai visto fare il mago. Certo, ma per sentito dire, no, che io me ne costa, ecco. Io la domanda che le facevo era se l'aveva sentito dire. Lei l'ha sentito, da chi l'ha sentito dire? Chiacchiere di paese di San Casciano. Perché lei dopo questa separazione dell'84 frequentava comunque qualche volta, lo andava a trovare? Lo andavo a trovare, sì, perché ero sempre innamorata di lui. E era malato? Sì, gravemente, ma gravemente malato, sì. Qualcuno lo assisteva in quel periodo? Ma io ci ho trovato qualche volta la Cribelli, col Galli. L'assistevano nel senso lo... Gli facevano una puntura, non so, perché io non ci stavo tanto tempo, ci potevo arrivare la mattina e la sera andavo via. E poi quando è stato qualche volta più grave, sono stata all'ospedale insieme a lui. Lei l'ha assistito anche quando lui... Stava per morire, sì, sono... Il 15 d'agosto dell'86 e sono tornata indietro a Castiglione il 5 di settembre, 5-6 insomma, con roba di giorno, sempre dall'86, che poi lui è morto. Senta, in quel blocco di via Faltignano dove abitavate voi, accanto abitavano la signora Malatesta? Sì. Si ricorda con chi abitava? Ma con uno che si chiamava Vincenzo, che faceva lo spazzino, poi il cognome non lo so, non me lo ricordo. Trancucci per caso? Ma non se lo ricordo. Non me lo ricordo. In questa, la signora Sperduto abitava con qualche altro familiare oltre che con il... C'erano le sue figlioli. Si ricorda come si chiamavano? E la Milva, e l'altro non mi ricordo, e l'altro Laura, insomma. C'era anche un maschio? Sì, un maschio, ora non mi ricordo il nome. La Milva è quella che poi è morta, è stata trovata... Sì, che sape, insomma, che ho sentito dire, perché io non so. Quando abitava lì che età aveva? Ma avrà avuto una ventina d'anni, 18, 19, non lo so, non ci ho mai fatto... Senta, Lotti Giancarlo lei lo conosce? Sì. Come l'ha conosciuto? Per sfortunatamente sì. L'ho conosciuto perché il mio convivente era stato arrestato nel luglio dell'81. Il suo convivente, mi perdoni, indovino. È stato arrestato a luglio dell'81, il 26, il 25 che sia stato, ora proprio di preciso non mi vengo. E io l'ho conosciuto i primi di agosto dell'81, il Lotti, alla piazza del mercato di San Casciano. E come l'ha conosciuto? Così, chiacchierando, scherzando, perché... Fra me e Lotti c'era anche il bottiglione di mezzo, praticamente c'era l'alcol. E con l'alcol non si... Lei beveva? Sì. Molto? Parecchio, sì. Come mai? Come mai? Dispiacere, voglia, piacere di bere. L'aiutava anche a fare quel mestiere? Può darsi, sì. In qualche caso, sì. Senta una cosa, con Lotti vi siete frequentati a lungo? Fino al 95, a settembre, è venuto a trovarmi a Castiglione Fiorentino. Ha avuto, si può dire, anche una relazione con Lotti? Avete avuto rapporti? Certo. Veniva nella casa di Indovino quando lui non era in carcere? Quando lui era in carcere, sì. E l'Indovino sapeva di questa sua relazione con il Lotti? Che glielo abbia detto io, no, però nelle lettere che lui mi scriveva qualcuno gliel'aveva fatto sapere. Non so chi, comunque gliel'avevano fatto sapere. Con il Lotti il rapporto era anche di natura economica, lui le dava qualcosa? Chi, il Lotti? Sì. Qualche volta sì. Ricorda che macchina aveva...